La volée di rovescio può essere giocata a due mani? Questa domanda ce l'ha fatta Francesca, un'appassionata tennista che qualche giorno fa ci ha scritto un'email a info@giocaratennis.it e la risposta ovviamente è sì, certo, non c'è nessuna regola scritta che ci obbliga a giocare la volée di rovescio ad una mano. Lo vediamo spesso anche nel circuito professionistico, ci sono alcune donne che vanno a giocare la volée di rovescio con due mani. In certe occasioni anche i maschi utilizzano la volée di rovescio a due mani, soprattutto, o meglio, solo nel doppio, quando sono a rete l'avversario gli tira una sassata addosso e quindi per proteggersi tengono la racchetta con due mani in questo modo. Ma lo dico soprattutto per le ragazze che di solito giocano il rovescio a due mani, quello a rimbalzo, e quindi gli è più facile giocare la volée di rovescio a due mani rispetto ad un uomo che magari gioca a rovescio ad una mano, è più abituato a giocare il rovescio in slice, rovescio in back, e quindi gli è più naturale giocare la volée di rovescio ad una mano. La cosa fondamentale però, sia nel caso della volée di rovescio ad una mano sia in quella a due mani, è rispettare un elemento tecnico fondamentale. Prima di proseguire con l'argomento ti informo che abbiamo pubblicato una scheda dove mettiamo a confronto il rovescio ad una mano ed il rovescio a due mani. Utile soprattutto se senti che c'è qualcosa che non funziona nel tuo movimento, magari nella fase di preparazione piuttosto che nella fase del finale. Oppure se sei all'inizio e non hai ancora deciso quale rovescio fa il caso tuo, se il rovescio ad una mano oppure se il rovescio a due mani. Per ricevere questa scheda è sufficiente iscriversi alla nostra newsletter. C'è il link qui in alto a destra, adesso non so mai se qua o di qua, se ci stai guardando nel nostro canale YouTube, oppure nel link presente nella biografia, nel profilo Instagram o pagina Facebook. Quando giochiamo la volée, sia di dritto sia di rovescio, è importante che la testa della racchetta sia più alta rispetto alla mano. In questo modo sarà più facile colpire la palla dall'alto verso il basso per schiacciarla un attimino. Ovviamente parliamo di palline che riceviamo ad altezza spalla o ad altezza fianchi, non le palle basse dove per forza di cose dobbiamo scendere. Un errore comune è quello di staccare la mano che sta sopra, parlo ovviamente di rovescio, volée di rovescio ad una mano, staccare la mano che sta sopra e perdere il controllo della racchetta, racchetta che magari scende un attimino dietro, quindi noi andiamo a colpire e non abbiamo controllo. La cosa fondamentale nella volée di rovescio ad una mano è tenere la testa della racchetta alta, aiutandosi con la mano sinistra, in modo tale da andare a prendere la palla in alto e schiacciarla. Quindi sostanzialmente stacco la mano sinistra poco prima di colpire, o meglio prima di muovere il braccio in avanti per poi andare a schiacciare la pallina. Quando gioco la volée di rovescio a due mani vale la stessa cosa, cioè posso, ovviamente tengo la mano sinistra un pochettino più in alto qua, non nel cuore ma sul manico, e in questo modo vado a schiacciarla un attimino. La cosa fondamentale anche qui è tenere la testa della racchetta alta, cioè non è un rovescio al volo dove devo colpire e finire qui, cosa che può capitare, ma anche qui è un rovescio bloccato. Ovviamente tenere la mano sinistra qui ci fa fare un movimento un pochettino contratto, non è così naturale e aperto come giocare la volée di rovescio ad una mano, ma è un movimento un pochettino più chiuso, anche perché dobbiamo smorzare la palla per chiuderla. La cosa fondamentale però è tenere la testa della racchetta alta qui, avvicinarsi alla pallina e poi chiuderla un attimino, quindi con un movimento breve, compatto, quindi senza fare anche qui finali alti o finali con taglioni esasperati, andare in avanti, ok? Però
chi ha, gioca abitualmente la volée di rovescio, pardon, il rovescio a due mani, un po' di sensibilità con la mano sinistra in teoria dovrebbe avercela. Quindi in sostanza, se giocate la volée di rovescio a due mani va benissimo, non c'è nessun problema. La cosa fondamentale è tenere sempre la testa alta nel momento in cui la testa della racchetta alta nel momento in cui arriva la pallina, da evitare sia nella volée di rovescio a due mani sia nella volée di rovescio ad una mano il far cadere la racchetta, quindi lo staccare la mano sinistra, la mano che sta sopra troppo presto, comunque far cadere la racchetta in questo modo andando sopra la pallina, che causerebbe un impatto un pochettino strano e la perdita di controllo. Quindi la prossima volta che andate in campo provate a fare attenzione a questo tipo di movimento della volée e come sempre fateci sapere come andrà scrivendo un'email a info@giocaratennis.it. Beh, se il video ti è piaciuto, innanzitutto ti invito ad iscriverti al nostro canale YouTube se non l'hai ancora fatto, qui in basso a destra c'è il pulsante, e ti ricordo che qui a lato ci dovrebbero essere dei riquadri che rimandano a dei video che abbiamo pubblicato qualche settimana fa. Se ti va, cliccaci sopra per guardarli.